Allora, Roberto. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Ci siamo. Buonasera a te. Grazie per essere venuto qui. Grazie a voi per avermi invitato. Bene. Allora, facciamo due chiacchiere. A parte il 17 è stato sferico. Ok. Era tanto non suonavo. Quant'era? Era un paio di mesi. L'ultima diretta, l'unica che ho fatto, l'ho fatta per il Tartana, così, a casa. Qui è un'altra cosa, è molto più bello. No, dai. Ti ringrazio. Wow, mi vedo nella televisione, è un effetto incredibile. Ti piace? Davvero. Bisogna mi hai fatto viva, ti sei sistemato sì, bene. Ti hanno sì. fatto un bel trucco e parrucco. Sì, guarda. Stamattina bene. Tutto a posto. Senti. Allora, iniziamo un po' a parlare un po' della tua storia. Dimmi un po' l'input. Allora, l'input è stata una festa di compleanno. Io ho iniziato tutto da una festa di compleanno, un 18esimo qualunque, con due casse, due cose per suonare. E da lì poi un gruppo d'amici, ci siamo uniti, messi insieme, abbiamo iniziato a fare serate, una via di mezzo tra feste private e feste completamente abusive, come un po' tutti, e niente. È nato un gruppo di lavoro, prima di tutto un gruppo d'amici, che poi si è protratto nel tempo, nei vari spazi, nei vari locali in cui siamo andati a lavorare, a interagire, a organizzare. Quindi è stata un'esperienza bella, inizialmente in maniera molto divertente tra amici, poi una vera e propria professione con tante serate, tante conoscenze. Perfetto. Ora io ti conosco abbastanza bene, conosci un po'. So che te hai un modo di lavorare molto particolare, sei molto eclettico nel tuo modo di proporre la musica. Sì. Io ti seguo, ti ho visto live, e sia nei tuoi locali che nelle tue residenze. Sì. Hai un modo molto eclettico di gestire la serata. Raccontaci allora, un po' diciamo come la prepari. Io non preparo prevalentemente niente, la mia è un'improvvisazione continua in base a quello che vedo davanti, alla pista, ai locali dove lavoro. Ci sono dei locali dove, diciamo, suono principalmente la musica che mi piace, quindi la musica house piuttosto che i dischi più ricercati, dove è possibile farlo. Altri locali dove c'è un'esigenza diversa, diciamo, di musica, e dove bisogna accontentare tutto un pubblico, e quindi dove vado su cose molto più radiofoniche piuttosto che i dischi del momento. Tutto questo io lo faccio spesso accompagnandomi con la voce. Infatti, come facevano i vecchi DJ animatori storici. Sei vocalist di te stesso. Esatto, sono il vocalist di me stesso. Questa è una cosa che da alcuni è vista bene, da alcuni è vista male. Ah, ma quello però, è il risultato che conta alla fine. Esatto. Te devi gestire i tuoi locali. Esatto, quindi. Esatto. Io all'interno dei nostri spazi e degli altri locali mi diverto molto, e diciamo che anche sugli eventi privati ne faccio veramente molti. Anche lì ritrovo, insomma, un grande divertimento. Sì, infatti, io faccio questo lavoro perché prima di tutto mi diverte, ecco. Sì, infatti una delle domande che ti volevo fare, appunto, so che sei fortissimo negli eventi privati. Sì, sei molto ricercato da quel punto di vista. Gli eventi privati negli ultimi 5-6 anni sono stati una bella sorpresa. Vuoi per tanti motivi, io essendo mezzo tedesco, mezzo italiano, so parlare molte lingue, spesso lavoro con tante agenzie con cui mi trovo, diciamo, bene, e loro si trovano bene con me a vicenda, e diciamo che questa mia, tra virgolette, capacità di parlare e condividere il lavoro con tanti soggetti mi permette di fare un po' di tutto. No, infatti sono diciamo delle alternative interessanti al mondo del club, specialmente anche perché vivere di questo lavoro facendo solamente club, solamente locali, diventa sempre più difficile. Un mio caro amico, da cui io prendo molta ispirazione, è un grande produttore, una persona molto che stimo molto, che è Luca Guerrieri, mi ha sempre detto: cerca di diversificare. Io, da quando lui mi ha dato questo consiglio, quattro anni fa, ho sempre più diversificato, ho sempre cercato di fare, oltre ai locali che seguo insieme ai miei soci e al mio staff, anche tante altre situazioni diverse, dall'evento di moda di Pitti piuttosto che al matrimonio privato del grande americano piuttosto russo che viene in Italia a sposarsi. Certo. E questo mi ha permesso negli ultimi 3-4 anni di vivere anche di questo lavoro. Sì, di fare anche un nome all'interno di questo. Sì, sì. E di fare anche lavorare tanti amici e tanti colleghi. Perché, tra l'altro me. Tra l'altro te, sì. Perché non possiamo pensare che il nostro mondo, quello della notte, quello dei DJ, vada avanti per come lo intendevamo prima. Secondo me la collaborazione è il futuro di questo
certo, di questo business e di questo mondo. Quello è sempre mancato in Italia, sì, soprattutto rispetto ad altri in Toscana paesi. In special modo, devo dire. Sì, ma ti sì, devo dire in Toscana, un po' da tutte le parti. Sì. Guarda, hai detto una cosa giusta, hai parlato dei tuoi locali. Perché giustamente i nostri locali siamo sì, più ragazzi che seguiamo queste realtà. Te sei sia DJ che gestore di un locale. Quindi sì, la figura, la tua figura, che come si presenta noi all'interno? Organizziamo, gestiamo, sì, curiamo il lato artistico. Beh, è un impegno abbastanza importante. Sì, è un impegno importante, però io credo nella formula che abbiamo tirato su noi negli anni, sono adesso molti anni che operiamo e che lavoriamo. Abbiamo tirato su un format che è un format molto semplice, un format che della famosa discoteca di paese. Noi siamo il punto di ritrovo di una vallata, forse due vallate, che tutti i weekend si ritrovano, ovviamente in età giovane che va sì, dai 18 ai 25 anni, e fanno festa. Ma vengono, i nostri clienti vengono per la festa, per la situazione, non vengono per il grande ospite piuttosto che per diciamo il disco oppure il genere del momento. Sì. Quindi questa secondo me è la conquista nostra più grande, di essere andati a fornire un servizio fatto bene a livello di locale, a livello di proprio di servizio all'interno del locale, quindi un locale sicuro, un locale pulito, un locale dove anche i genitori mandano volentieri i loro ragazzi e dove noi ci impegniamo in prima persona mettendoci la faccia e mettendoci l'impegno anche di insegnare quello che abbiamo imparato dalle generazioni prima, perché io gli ospiti li avevi prima qua, io ho lavorato con loro, certo, in una struttura loro e ho rubato con gli occhi tantissimo da quello che facevano loro. Quindi, e noi stiamo trasmettendo ai più giovani quello che abbiamo imparato, diciamo. Quindi per te è fondamentale all'interno di un locale, ora mi allaccio anche sì, al discorso che si faceva prima, la figura di un resident, oltre sì, che puntare certamente, esclusivamente certamente, sull'ospite. Noi gli ospiti portante, li facciamo, ma li facciamo in un'indole di collaborazione, nel senso noi ospitiamo spesso DJ che vengono da tanti locali della Toscana e li ospitiamo nell'ottica e nella finalità, diciamo, di far conoscere la musica, non il DJ famoso piuttosto che sì, esatto. Per esempio, ti ritorno al solito amico Luca che viene tutti gli anni, una volta l'anno, piuttosto che Rudy J, che è un nome insomma a livello nazionale molto conosciuto. Però noi abbiamo instaurato con tutti questi ospiti un rapporto molto di amicizia. Familiare, ecco. Lo stesso Francesco Shorty di Radio DJ, che viene da noi una volta l'anno, viene prima di tutto per amicizia e poi per portare un suono che viene da una Milano che per noi è ancora molto lontana. Sì, quello sicuramente. Quindi i ragazzi e la nostra clientela, devo dire, che hanno la capacità di ancora ascoltare chi viene e cosa propone, che per me è una grande conquista, perché sì, sì, ci sono dei locali dove le direttive e le finalità insomma della serata sono altre, che se ci metti uno che fa qualcosa di diverso da quello che c'era la sera prima, la pista se ne va. Invece da noi questa cosa non succede, è stata una cosa che ci siamo, diciamo, guadagnati nel tempo con tanti esperimenti, con tanti fallimenti, quello è perché normale, abbiamo sbagliato tantissime altrimenti, serate, altrimenti, abbiamo fatto dei flop, come in tutti i percorsi succede così, no? No, anche perché sì, altrimenti non riesci a migliorare, esatto, se non provi, esatto, e se sta statico sempre sulle solite, esatto, cose. Sì, esatto. Appunto. Ma la discoteca di paese, sì, ragazzi, ecco. Cioè la discoteca di paese ricorda la sagra del Cotechino, è fantastica. Poi la discoteca pulita, ma cosa dici pulita? Devi dire sanificata, sanificata. Lo sai, vero Target, che domani tornerai a casa e ti diranno: sei stato a trovare il Biba? Lo conosci davvero, lo sai, vero? T'ho conosciuto io. Appunto. T'ho conosciuto in un tour de force a Ibiza, te lo ricordi? Te te lo ricordi? Io me lo ricordo. Ma c'è Paolo qui accanto a me che ha assistito a un tuo DJ set. Okay. È appunto un DJ set fatto nella discoteca di paese. Sì. E mi stava chiedendo una cosa e te la vuoi chiedere. Prima però di dare la parola a Paolo, volevo salutare un po' di gente, bello, perché è molto di paese, che ci sta ascoltando e seguendosi, che saluto Cristian Mustazza, Stefano Conti, che vi salutano,
Ale Segugia Caldesi, che poi è bellissimo su Facebook perché ci sono dei nomi fantastici, cioè roba che leggerla è uno spasso. Comunque lascio la parola a Paolo perché ti ha seguito in 11.7 e vorrebbe chiederti una cosa. No, Segugia è una tua follower? Cioè Segugia ti segue? A me? No. Non so se l'hai appata la battuta, no. Ma poi dopo magari... Forse no, allora il DJ7 stasera mi è piaciuto tantissimo. Soltanto che quando sono venuto a sentirti hai messo la Carrà e Ligabue, quindi... Ma dove sei venuto? Non riuscivo a capire, ma portati Biva una sera, andiamo a sentire. Non gli dare retta. Io faccio quella roba lì, poi faccio l'house, poi faccio la dance degli anni 90, degli anni 80. Vedi, impara. Esatto. Te tu metti sempre i soldi, 4 musica, dischi e fai figo. La musica, capito? Indicativamente piace tutto. E rimani qui, capito? Comunque Roberto, noi ti facciamo i complimenti perché sei un DJ a 360 gradi. Riesci a essere allo stesso tempo Sven Vatt e Riccardo Scioni. Quindi hai la nostra ma guardate stima. Che io Riccardo Scioni lo ammiro tantissimo. Ci ho fatto un paio di serate insieme e rimanevo a occhi veramente spalancati a vedere questo mostro sacro mixare, cantare sulla musica e fare... canti anche come Riccardo un po', sì, un po' gli vado dietro alla musica, certo. No, no, bisogna andare alla discoteca di paese. Subito. Dovete venire, segniamoci, dovete venire, appena riaprisi sì, ma è già aperta? No, ancora no. Vabbè. No, noi abbiamo una struttura e una è un'idea per cui vedremo quello che succederà quest'estate, ma siamo proiettati sicuramente sulla stagione invernale perché la nostra stagione è molto breve, insomma ci sono tutti i motivi per rimandare ecco, la festa a fine settembre. Senti, ma la domanda di contenuto, come dice il nostro regista, la vuoi adesso o la vuoi più tardi? Fammela subito, tanto ormai... È la domanda che facciamo a tutti, la domanda semiseria, abbiamo fatto anche a Tito, la facciamo anche a te, è sempre la stessa. Avrai una visione di come sarà il club una volta finita questa emergenza e se ce lo puoi descrivere, però in maniera... pratica, non politicamente corretta, troppo corretta, no. Ma era pratica. Cioè, di la verità. Siamo al bar, io no, ti fermo e ti dico, Roberto, quando si riapre? Come si riapre? Ascolta, io sinceramente ti dico che non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea di quello che sarà il futuro della discoteca, ma credo che il nostro approccio, una volta riaperti, sia molto importante, perché... credo che tutti ci dovremo impegnare, anche rinunciando a quello che era il lavoro di una volta, perché sicuramente le discoteche e i locali incasseranno meno, sarà molto più difficile lavorare, ci saranno regole, ci saranno altre restrizioni, non lo so. Io non ho ben chiaro lo scenario tra un mese, figuriamoci il prossimo anno, magari quando potremo tutti riaprire a pieno. Quello che penso io e che spero anche io è che dietro a una console di qualsiasi locale, di qualsiasi posto che fa musica, ci sia qualcuno che ha passione, conoscenza e che ha rispetto per questo lavoro e per le altre persone che lo fanno anche. Ecco, io c'ho accanto Leonardo Piva, che lo conosco da pochi anni, 3-4 anni, però c'ho un grande rispetto di lui perché l'ho visto lavorare, ho visto la conoscenza che ha della musica che in confronto alla conoscenza che ho io è ancora più vasta, ma questo vale per tanti altri che sono qui e che ho conosciuto nel mio percorso. Io spero che ci sia da parte dei più giovani la capacità di ascoltare, di imparare e di guardare a quello che è stato prima questo mondo, perché magari quello che è stato prima tornerà, ma tornerà solo se saremo tutti disponibili a collaborare, se saremo tutti... Ecco, ma il mondo che verrà, i guest, i locali saranno ancora in grado o vorranno ancora pagare cachet faraonici o si rimodellerà tutto? Io secondo me, e ve lo dico, io sono giovane, ho 33 anni, però sono almeno 15 anni che giro tantissimo, in Italia ma soprattutto in Europa, dove ho, diciamo... visto tante situazioni, tanti eventi con grandi nomi e in Italia lo stesso, però penso che il sistema dei grandi nomi, dei grandi DJ andrà piano piano a scemare perché non ci sono più gli spazi per poter ricoprire certi costi e soprattutto secondo me non è neanche giusto dover
per fare business arrivare a tanto. Ecco, secondo me sarebbe bello ritornare più alla dimensione che era quella degli anni 80-90, con i grandi locali di città che raccolgono il contorno anche, ma con anche i piccoli locali di paese piuttosto che del piccolo comune, che prendono più comuni e fanno ballare, insegnano la base, diciamo, ai più piccoli, che vanno dai 16 ai 20 e poi si sposteranno in città e via dicendo. Questo è il sistema che io credo nascerà nuovamente. Il sistema dei grandi nomi non lo vedo più possibile, e Roberto, io personalmente spero non esista più, perché insomma ci deve essere più lavoro per tutti, e secondo me bisogna andare incontro a un mondo più equo da tutti i punti di vista, del nostro lavoro anche. Ecco. Ci sentiamo più tardi per il giochino della torre. Lasciamo la parola al conduttore, a Leonardo Pipas, in the house. In the house. Senti, Roby, ti volevo chiedere una cosa. Sì. A parte il tuo locale, dove lavori, le serate, gli eventi privati, sei anche resident di un locale storico, che sa, il Tartana. Sì, Tartana, Tartana di Follonica. Dove sono entrato da un po' di anni e dove, diciamo, ho conosciuto tantissime persone. È un locale che ha 50 e passa anni e dove hanno cantato tutti i più grandi della musica italiana, dove hanno suonato tutti i più grandi DJ degli anni 90, degli anni 80. È stata veramente, ed è ancora, un locale di riferimento, e per me è sempre stato un grande onore suonare lì. Ecco, io ho sempre visto il martedì notte, che è la serata in cui lavoro insieme a David Togni, che è un mio carissimo amico, e tanti altri ragazzi, come un traguardo, ecco, un traguardo dove sono arrivato dal mio piccolo paese di provincia alla discoteca sul mare che ho sempre sognato. Ecco, questo sì, è un po' per me il significato del Tartana, ma il significato del Tartana è anche una grande famiglia che si riunisce d'estate ma che rimane in contatto tutto l'anno. È una cosa che va al di là del lavoro, delle parti economiche, ma è una cosa sentita, che in special modo negli ultimi 2-3 anni ha visto un salto di qualità veramente grande. Non lo dico perché ci lavoro io, ma lo dico perché il mercato ha dato ragione a delle scelte, il mercato ha dato ragione a un credo che è nato un paio d'anni fa, e abbiamo trovato, insieme alla proprietà di Silvio Passini, a direzione di Valerio Gronchi, una linea molto bella e molto, diciamo, funzionante, se la parola giusta è questa, d'estate sulla costa. È una stagione sempre più corta, sono 2 mesi di fuoco. A differenza di prima, si partiva a fine maggio e si arrivava a fine settembre. Esatto, se te li giochi bene, però insomma. Io volevo chiedere una cosa a Roberto, perché ci tengo, perché ci ha investito veramente tanto tempo. Allora, te Roberto, ora si parla anche un attimino d'attualità per queste restrizioni e tutto. Te sei da qualche mese sei diventato anche gestore di un agriturismo molto importante nelle tue zone, e ti sei ritrovato proprio al momento dell'apertura in questo caos totale. Io sono direttore generale, insomma manager di una struttura, un resort molto grande, quasi 300 posti letto, dove sono entrato già in età giovane, poi per licenziarmi e poi ritornare, insomma, negli ultimi mesi, dove sto, diciamo, iniziando un percorso di grande rinnovamento, di grande investimento, e diciamo che tutto andava bene fino a febbraio, dove i numeri e le previsioni erano molto positive. Poi è arrivato questo grande problema di questo virus e tutto è svanito, quindi diciamo stiamo piano piano ripartendo con una fatica immensa da questa grande catastrofe, e speriamo di uscirne, insomma. Io lo spero e ce la metto tutta, ma non solo io, ma anche tutto il mio staff, tutto il nostro staff che lavora. Vedo che condividi sempre. Sì, ci stiamo dando da fare. Sì, anche perché non ti fermi, sei sempre in continuo sviluppo. Sì. Stiamo facendo lavori e un grande ristorante all'aperto con una grande cucina cooking show, stiamo facendo uno spazio eventi nuovo per poter ospitare anche 2 eventi in 2 matrimoni contemporaneamente. Stiamo investendo sull'energia rinnovabile, sull'elettrico, sui servizi al cliente, e soprattutto stiamo investendo il nostro tempo e il nostro lavoro anche oltre le nostre, diciamo, possibilità, perché stiamo lavorando, tanti dei nostri addirittura stanno lavorando anche gratuitamente, ce la stanno mettendo tutta per salvare l'azienda.
E io credo che in Italia si stia assistendo ora in tante realtà, in tante situazioni, a uno sforzo da parte dei dipendenti veramente importante che salverà ecco, l'affezione al proprio lavoro, alla propria azienda. Secondo me quella che salverà il nostro paese. Dici come si chiama almeno? Ah, l'azienda si chiama Fattoria degli Usignoli, è un country resort hotel a Reggello, a due passi dall'uscita di Incisa. E quindi, venitemi a trovare. Andate a trovare Roberto, mi sembra giusto. Questa è pubblicità occulta, però. Vabbè, ma si fa bene. È troppo occulto proprio. Siamo arrivati anche noi qua a fare i saluti. Il nostro tempo è finito. È stato un piacere, ragazzi. Grazie. Ci vediamo martedì prossimo. Martedì prossimo. Per chi vuole vederci, per chi vuole seguirci.